La melanzana, allora, è uno di quei frutti che ho sempre, tra virgolette, amato e odiato, perché mi piace molto il sapore, però è un po' uno sbattimento perché si deve, se si vuole grigliare, ci si deve perdere un po' di tempo, per non parlare poi delle elaborazioni come le melanzane alla parmigiana, eccetera, eccetera, però è un frutto che ha moltissime proprietà, senza starvele a elencare, oltre a essere buonissimo, che poi alla fine, quando si mangia qualcosa, è anche quello che conta. Allora, è un po' di tempo che faccio la melanzana in questo modo e l'avevo visto in televisione, in un programma di cucina che non mi ricordo quale, perché in realtà talvolta, insomma, ne vedo abbastanza, sono sempre sul chi va là, insomma, per imparare nuove ricette. Allora, mi scuso perché non ho fatto vedere la preparazione, però è talmente stupida come procedura che ve la posso dire. Mi interessava farvi vedere il risultato, insomma, girato un po' col cucchiaio, perché se ne apprezza, insomma, a livello, insomma, di video, non certo di sapore, quello che ne è venuto fuori. Comunque, bando alle ciance, si prende una melanzana, le si toglie il gambo iniziale, la teniamo esattamente così com'è, intera, la si mette in una pirofila, la si copre con possibilmente, insomma, o con un piatto o con un coperchio fatto apposta. Le opzioni sono due: o si mette nel microonde a 500 watt per 8 minuti, al massimo proprio 10, perché l'intenzione è quella di mantenerla intera, che non perda acqua e che rimanga bella morbida. Si può utilizzare anche il forno, anche se è un caldo indecente in questo periodo, però si può usare anche il forno, allora ci vuole un pochino di più, però vi suggerisco di non superare i 170-180 gradi per 15 minuti al massimo. Si toglie dalla cottura e, come si vedrà, rimane esattamente intera. Si aspetta un minutino perché è ustionante in quel momento, avendo trattenuto tutti i liquidi. Se, insomma, ne cola un pochino su un dito, mi brucia da morire. E poi io che cosa ho fatto? L'ho tagliata in 5 grandi rondelle, perché, come si vede, insomma, a me piace un po' più altina, lo spessore è abbastanza alto, e poi ogni fettona l'ho divisa in due. Si condisce con olio a crudo e prezzemolo, quindi è una cosa estremamente anche sana, dove non ci sono, insomma, cotture articolate, e la melanzana purtroppo in moltissime ricette tende a essere comunque addizionata di tante cose che, seppur buone, insomma, si possono mangiare ogni tanto, non certo tutti i giorni. Però la melanzana ha delle proprietà talmente organolettiche, talmente fantastiche, che effettivamente io in questo modo la mangio più spesso. Vi assicuro che a mio palato è anche molto 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 più buona. Provateci perché ne vale la pena, è talmente veloce il tutto che sicuramente, insomma, avrete tempo a sufficienza per poterla provare. Ciao!